wiggle, wiggle. Like. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo video. Oggi siamo qui ritornate su Clash of Clans, sulla Road to Max TH8, signori. Allora ragazzi, ci sono delle novità. Allora, novità numero 1, prima, cioè la seconda torre d'arciere in miglioramento. Ha dovuto un livello per adesso, cioè per il nuovo municipio, ecco. Quindi mancano ancora 3 giorni e 14 giorni, quindi ancora un po' ci vuole, ecco. E come notate, ho cambiato disposizione del villaggio. Questa formazione che ho messo adesso sembrerebbe funzionare al meglio. Come vedete, tipo vedete qui, no? Ho quasi 1 milione d'oro e 2 milioni e passa di elisir, che giustamente 2 milioni e passa di elisir. Antonio, ma perché non ci potenziamo l'ultima caserma? Dico io. Dove sta? Eccoti qua. Ti posso pure potenziare, eh? Ma sì, va, togliamo ste mongole qui e potenziamo, signori. In questo modo ho anche tutte le caserme al massimo, ecco. Infatti, perché come avete visto sono a livello 82 e già un po', cioè sono già un po' più avanti confronto l'altra volta, appunto perché ha finito di costruirsi l'ultima caserma che avevo messo a costruire. Adesso manca questo qui, che è l'ultima effettiva, e poi ho finito le caserme. Allora ragazzi, la war del video precedente, che appunto era la guerra tra gilde, no? Una nuova serie che vorrei continuare sul canale. Allora, l'abbiamo persa per una stella, in una maniera molto molto stupida, perché uno dei nostri, che era in guerra, non ha attaccato, cioè non ha fatto nessuno dei due attacchi avevi, neanche uno l'ha fatto, e quindi non attaccando ci sono tipo stati un po' di problemi, diciamo chi doveva attaccare chi doveva fare cose, quindi per una fottuta stella abbiamo perso. Comunque ragazzi, in questo momento io sono in un clan dove appunto siamo in compagnia con alcuni miei amici, diciamo stretti, ecco. Che se volete entrare magari a fare un saluto, oppure stare a fare qualche war, perché se appena arriveremo a 10 farò qualche war anche su questo clan. Qui intanto ci sono zanzare che rompono il cazzo, ok. E quindi se volete entrare, il tag del clan lo lascio esattamente adesso qua sullo schermo da qualche parte, tipo qua sotto, qui circa qui. Allora ragazzi, come vedete sto salendo di lega. Infatti adesso sono lega che salvo 2, perché mi sono messo tutta stamattina, mi sono svegliato veramente strano, cioè alle 5, stranamente mi sveglio mai così presto, e mi sono messo lì a skippare tutti i villaggi. Ho speso all'incirca 100.000 gol soli skip, perché non ce n'era manco uno che aveva un municipio fuori come il mio in questo caso. E quindi piano piano ho raggiunto le 1230 trofei, che però prima io dov'è? Aspetta, ecco, come vedete è arrivato a 4 trofei in più. Vabbè, comunque speriamo che con questo attacco che farò, diciamo, ci possiamo rimettere in carreggiata, ecco. Andiamo subito a trovare una partita, dobbiamo scudare 2 ore che come al solito sono poche, e niente, skippiamo finché non troviamo qualcuno. A dopo. Allora ragazzi, questo qui non ha moltissime risorse, però 25 trofei non fanno schifissimo, eh. Ma proviamo a tagliare. Ragazzi, l'ho detto, col mouse è difficile, quindi vediamo un po' se ci riusciamo. Mettiamo un po' di questi qui.
sgarri. Qua mettiamoci una cura, va, perché eccola, vada di peggio bombe. Dai, su. No, no. Hanno il drago nel castello. Ma stiamo scherzando seriamente? Ma siamo seri? Dai, è ancora. Sono due col drago, sono due. Porca puttana. Dai, su. Dai, Sgherri, ammazzate il drago maledetto. Ammazzatelo. Madonna, non ci posso credere, oh. Dai, su. Cioè no, ragazzi, non ci posso credere. No, è un po' il super del clan, se ci riusciamo a fare qualcosa in più. Madonna mia, ragazzi, non ci voglio credere. Ma no, dai, su. Il 50%, ragazzi, il 50%. Vi prego, il 50%. Grazie! Almeno non è un epic fail, su. È un fail di stupidissimo, ragazzi, io ce lo giuro, è difficile col mouse. Perché sono lentissime ad attaccare tutto. Mamma mia, ragazzi. Vabbè, dai, 8 trofei, è già qualcosina, ecco, dai, almeno diciamo con il bonus qualcosa si guadagna, va. Diciamo così. Madonna, cioè, ragazzi, incredibile, comunque nuovo record personale. Intanto ci rifacciamo di nuovo le pozioni. Allora, prossima volta, ragazzi, vorrei provare una cosa. Innanzitutto togliamo un po' tutte le mongolfiere. Voglio provare un nuovo metodo di attacco. Ok, che non so se sarà buono oppure di merda, ecco, quindi non lo so. Vediamo un po', allora facciamo 10 maghi e qui arcieri. Ma vediamo un po' cosa viene fuori. Vi provo un attimo questo metodo qui, con giganti, maghi e arcieri. Non so neanche se abbia un nome sto tipo di truppe, cioè insieme, ecco. Però adesso vediamo, perché a volte vedo persone che a volte mi attaccano, cioè col vecchio municipio intendo, un suo tipo di truppa, quindi adesso vorrei un po' testare, diciamo, l'efficacia di queste truppe, ecco. Allora, ragazzi, intanto già vi ho fatto vedere un po' di cose nuove. Allora, ricapitolando, ci mancano ancora 1, 2, 3, clicchiamo, ok, 3 torri dell'arciere da mandare al 10, quindi ce ne mancano 3. E sono abbastanza costose per adesso. Scusate. Poi dopo ci sarebbero, ci sta da fare il buono, che dovrei portarlo a 4. Che sinceramente non so, io devo ancora informarmi su questo fatto, che se è per me è il massimo il 4, devo ancora controllare. E poi ci sarebbe da fare le Tesla. Sono a 4, appena fatto a 4, le dovrei portare al 6 se tutto va bene, per dire maxata al massimo. E in teoria, tipo, sempre in teoria, se tutto va bene, vabbè, giusto anche questa qui, la caserma nera, livello C 3, 4, questa qui è quella da portare avanti. Per il resto sarei completamente maxato. No, sì, vabbè, WhatsApp per rompere le scatole. No, ci manca una cosa, questa qui anche. La favola di ingrandezza, che dovrei sbloccare ancora la terremoto. Proprio il resto sarei messo al massimo. Esatto, non avrei più niente. L'unica cosa che avrei, ma io non le cagherò, saranno le bombette da portare al 5. Ma raga, secondo me si possono anche fare un 5-9. Non è quello un problema, secondo me. E poi, ragazzi, non so se farmi appunto le mura all'8 da adesso, cioè da quando sono tutto maxato, oppure da farle al municipio 9, perché appunto ci sono delle mura in più, quindi adesso dovrò un po' vedere.
Comunque adesso vedremo un po' il tutto su come procedere, ecco. Allora ragazzi, vi ricordo che se volete entrare nel mio clan a fare le war, che vi ricordo, le war che farò nel clan dove sto adesso saranno tutte quante registrate, quindi le porterò comunque sul clan, quindi magari se siete, ragazzi, vi prego, se volete entrare nel clan e volete partecipare alle war, quindi verrete registrati, per favore, non venite a perdere tempo perché farete brutte figure, ecco, diciamo, perché comunque vi registro. Vedete registrati e appunto andranno sul mio canale YouTube. Quindi ragazzi, vi ricordo, il nome del tag del clan lo lascio sia sullo schermo adesso come prima e in descrizione. Vi ricordo, il nome del clan è Kiss of Death, se volete entrare. E niente, siamo qui. Quindi ragazzi, per questo video è tutto. Se vi è piaciuto un bel vi ricordo di lasciare un bel mi piace. Iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto e noi ci vediamo al prossimo video. E ciao ciao!